Siamo qui con il presidente del comitato di Via Colombo, Vasile Prato, ma anche un autorevole esponente della comunità armena in Friuli-Venezia Giulia. Daniel Trapezzano, Sì, benvenuto. grazie. Vogliamo solamente approfittare della cortesia del presidente Trapezzano per capire un momentino come vanno le cose sulla viabilità, presidente Prato. Ricordo che tempo fa il sindaco e lui hanno avuto un vis-à-vis dove, per esempio, per Santa Caterina si paventava l'idea di una progettualità di una rotonda o non più rotonda. Certo. Il Ecco, 23 maggio di 23 quest'anno. maggio. Ecco, Abbiamo fatto la diciamo, proposta. Presidente, come stanno le cose? Ma stanno le cose, io innanzitutto tengo a precisare che ho incontrato anche alcuni giorni addietro il vice sindaco del Forno, Ivan del Forno, che tra l'altro è un collega nel senso che io nella Polizia di Stato, lui invece era un carabiniere al tempo che fu, persona squisita che si è reso disponibile a dialogare sulle problematiche e non solo di via Cristoforo Colombo, ma bensì anche per le due rotatorie da farsi, una in via Colombo, l'altra in via Coloredo, che farebbero eventualmente inviare i mezzi pesanti, diciamo, anziché a Santa Caterina, deviarlo direttamente in autostrada. Per l'altro versante, noi volevamo fare una manifestazione non di protesta, ma di sensibilità, diciamo, alla Friulstrade, in via della Rosta qua a Udine, perché pensavamo che fosse bloccato la questione lì. E invece abbiamo ricevuto una lettera il 22 agosto, un mese fa, poco più di un mese fa, nella quale mi SIVA dicono che non hanno ricevuto nessun che da parte del comune su questa rotatoria da farsi in prossimità di via Colombo con la statale 13, che sarebbe quella che in effetti farebbe in maniera tale da far respirare, cosiddetto, diciamo, la popolazione di Santa Sì, al Caterina. momento in pratica non c'è nessun progetto Ma fino al 22, concreto, sì, ecco. fino al 22, io ho la lettera anche qua che è direttamente scritto dalla Friulstrade, loro mi dicono il 22 agosto, mi dicono che il signor Tendesian, con riferimento alla sua richiesta, siamo quella presente a comunicare che al momento nessun documento relativo a detta rotatoria è formalmente pervenuta allo scrivente società, nonostante gli articoli apparsi sulla stampa locale anche in data odierna, 22 agosto, rimanendo a disposizione Quindi le diciamo che magari le ferie possono aver bloccato qualcosa, cose. Ma speriamo che sia dovuto a ecco. questo, insomma, Che il idea si è ritardo. fatta lei sulla questione? Ma io l'idea che mi sono fatto, innanzitutto il sindaco, una persona squisita, per dialogare con lui è sempre disponibile. Poi nei fatti vediamo un attimino cosa succede, perché il 25, sì, 20, 23, 23 maggio che abbiamo fatto l'intervista presso il Telefriuli, lui si era impegnato nel giro di 6-7 mesi, se la memoria non mi inganna, di trovare una risoluzione. Io in tempi successivi avevo proposto anche al sindaco, ho detto si poteva farla anche provvisoriamente per vedere com'è il flusso del traffico, una cosa provvisoria. Lui era rimasto entusiasta su questa questione qua e poi è rimasto sempre parole, Beh, parole, parole. diciamo così, confidiamo che magari entro la fine anno qualcosa si muova. Nel frattempo voi farete anche la manifestazione, Ma oppure attendete ancora che il no, Comune vi chiami per. allora no, la manifestazione a seguito della missiva che abbiamo ricevuto dalla Friulstrade non lo facciamo. 40-50 persone, niente di più, Sì, insomma, sì, per sì. dire. Volevamo fare presso il comune di Bazian di Prato, ma ci asteniamo anche perché poi il giorno dopo di sicuro abbiamo i controlli dei carabinieri e quant'altro, e questo a noi ci urta tremendamente di essere Quindi controllati. confidate in un dialogo, in un confronto che sia, Costruttivo, diciamo, costruttivo, costruttivo costruttivo. innanzitutto, anche perché il comitato di per sé non è nato per far guerra verso gli amministratori, anzi è nato al tempo che fu per essere accanto agli amministratori per trovare delle risoluzioni, ma risoluzioni non solo per la cittadinanza, anche per l'imprenditore a quel tempo lì, Maniera in costruttiva, maniera soltanto. costruttiva, certo che sì, e quei tipi di interventi a livello costruttivo che volevano fare via Colombo, noi dicevamo sì, sono cose necessarie per il trattamento dei rifiuti e quant'altro, però devono essere collocati a debita distanza dal centro abitato, insomma, Bene, senza. allora facciamo così, Sì, Presidente. sì. Diciamo che ci diamo appuntamento fra qualche Molto settimana e nel volentieri, molto frattempo volentieri. cercheremo di capire quello che succede nel Palazzo Nel Comunale, Palazzo appunto. Comunale, sì, io torno a ripetere, il nostro sodalizio non è nato per andare a far guerra a nessuno. Alcune volte sul giornale appariva l'ascia di guerra e lascia il tempo che trova.
Il nostro è quello del dialogo, è quello di essere vicino agli amministratori per trovare le soluzioni che possono andare bene per tutti, alla fine, se possibile. Bene, grazie e alla grazie prossima. Grazie a voi, grazie, grazie molto.